massimo sforzo l'ha fatto il Cagliari veramente, però anch'io ho messo del mio per venire a Cagliari. E la scelta è stata puramente sia perché la squadra che abbiamo visto, che ho visto anche nello scorso campionato, ha secondo me un grande valore tecnico e umano. E poi soprattutto Cagliari, sembrerà strano, però per me è sempre stata vista come una piazza molto gradita, molto, dove secondo me si può fare calcio per bene, c'è un bel progetto e quindi io avevo voglia di rientrare in un gran progetto, quindi magari si riparte da zero e tutto, però con un progetto ben chiaro. E ero già vicino 2 anni fa e quindi dico, anche per questo ho sempre assaporato di poter venire in Sardegna, venire a Cagliari, ma poi per un verso o un altro non andò male, e invece la terza volta è quella positiva, speriamo che sia una super avventura. Allora, ho visto sicuramente la partita col Milan, con la Juve a tratti, e i compagni conosco per il campo, ma personalmente solo con Farias ho avuto un'esperienza a Sassuolo, però io dopo poco andai via, quindi piano piano conoscerò tutti. Però l'impressione si vede quando una squadra è viva, è vogliosa, c'è della qualità e può migliorare, quindi questo Cagliari secondo me può fare davvero bene. Ho parlato con il mister stamani mi ha accolto nel suo spogliatoio e insomma mi ha spiegato le sue intenzioni, il suo calcio e quello che vuole e vorrà sia da me che soprattutto dal Cagliari. Allora, funzionato o non funzionato, sono stati 6 mesi un po' particolari, vissuti con molta intensità, perché a Napoli insomma tutte le cose si vivono con molto cuore, sei sempre sotto pressione e tutto. Io sono arrivato in una condizione magari non ottimale, perché venendo da un infortunio, quindi ho sempre cercato lo stato di forma migliore, però giocando poco non sono riuscito a trovarlo, e il mister poi aveva trovato una squadra che funzionava davvero bene, quindi secondo me sono più i pregi della squadra, del modulo, degli schemi che aveva trovato, che i miei demeriti. Ma io sono una persona poco rancorosa, sono sincero, io ho vissuto, per me tante volte è più importante il livello umano, e lì è veramente 10, sia lo staff che i compagni di squadra mi sono trovato benissimo, quindi io penso a quello. Poi le esperienze a volte sono positive, a volte sono negative, quella è stata una pagina che giustamente devo chiudere per ripartire, però non l'ho vissuta con amore, sono stato bene, però ora sono a Cagliari, basta, Napoli è una parentesi chiusa. Ma responsabilità, io penso che invece sia un affetto e una volontà che è ancora più grande, che che dimostra il presidente, il direttore, insomma, che hanno puntato su tutto, hanno puntato su di me. E poi vedendo la squadra, vedendo i compagni, oggi ho avuto la fortuna di allenarmi con loro, e quindi vedi che ci sono tanti giocatori che valgono secondo me queste cifre, quindi non mi sento la mosca bianca, ma anzi uno dei tanti del gruppo che può fare davvero bene. Sono venuto qui apposta perché secondo me posso dare veramente ancora tanto, perché a Genova è stata bellissima, una grande avventura, però ci sono stati tanti infortuni che non mi hanno fatto mai rendere Pavoletti al 100%, secondo me con giusti allenamenti, giuste cose si potrà vedere ancora di più. Ma ognuno ha la sua storia, e Marco ha fatto benissimo a Cagliari, e insomma quando i fatti parlano da soli c'è poco da dire, però se uno si concentra su quello che ha fatto quello prima, quello che farà quello dopo, e l'importante è il presente e quello che posso fare ora io, quindi non sono mai stato geloso e invidioso di altri, e quindi non penso di iniziare a esserlo ora. Vabbè, sicuramente la nazionale è il sogno massimo per un giocatore, insomma, poi il mondiale, magari poi ho 28 anni, quindi non si sa se potrò farle ancora tanti. Quindi sono venuto, sono sincero, per il Cagliari.
Però sarà poi anche un motivo, una vetrina, se ci sarà qualche opportunità di riprendersi la nazionale, visto che l'altro anno qualche chiamata l'ho avuta. Quindi io però sono qui per Cagliari, non per altro. Sì, sono sincero, me il sole e il mare vogliono dire tanto, soprattutto nella vita di tutti i giorni, che secondo me svegliarsi col sole già è una bella giornata, quindi ti mette voglia di uscire, allenarsi, stare bene, stare in compagnia, e quindi per me vuol dire tanto. E se c'è l'occasione di poter andare a giocare in una squadra di mare, e poi simile alla città mia natale, quindi ancora meglio. Io ci credo in questo, io sono venuto per questo. Poi, sai, non siamo macchine, non si sa come il futuro, non lo prevede nessuno, però ci sono tutte le basi e c'è tutte le volontà di fare l'anno migliore di sempre. Mi devo mettere più a disposizione io degli altri, che alla fine sono venuto e, come dicono, sono l'acquisto costoso, quindi devo essere io bravo a mettermi a disposizione della squadra, far vedere che sono un ragazzo normalissimo che ha tanta voglia di fare bene. Quindi secondo me, con la mia voglia, con la mia cattiveria, il mio modo di essere in campo, è un aiuto per tutti e per fare. Io, se do una mano alla squadra, la squadra poi me la restituirà sicuramente, quindi potrò fare qualche gol. E Leonardo Pavoletti è un ragazzo che poi sicuramente avrete modo di conoscere, perché tanti magari fanno le chiacchiere e poi sono in modo diverso. E mi piacerà farvi vedere come sono nella vita reale, in campo, insomma. E 5 anni di contratto è proprio perché sono venuto a Cagliari per un progetto, non per una piccola comparizione, dico, per provare a fare qualcosa di importante. Poi, insomma, la palla magica non ce l'ha nessuno, però si parte da quest'anno con un progetto serio, una società seria che vuole far diventare Cagliari grande, quindi io ne voglio fare parte. Sì, ho giocato poco, però ho avuto modo di allenarmi, e siccome i 2 anni a Genova sono stati, come dicevo, un po' pieni di infortuni, quindi ho avuto modo di rimettermi a posto fisicamente. Sicuramente mi mancherà il minutaggio partita, però insomma, secondo me si può superare in altro modo, con tanta voglia che ho, visto che 6 mesi che ho voglia di giocare, ho voglia di segnare, secondo me si può sopperire tranquillamente. Giocatori che mi hanno parlato di Cagliari ci sono, però ora no, non mi vengono in mente, però è sempre, non so, Cagliari, quando sento parlare di Cagliari, di solito è che ne parlano bene, ti dicono vai a Cagliari e vivi bene, il calcio è vissuto nel modo giusto, c'è calore, però ti lasciano fare, ti lasciano vivere serenamente, e perché nel lavoro tante volte anche un minimo di pazienza in più poi porta risultati ancora più grandi. E qui mi hanno sempre detto che, insomma, c'è modo di fare bene calcio. Mattia l'ho sentito, mi ha mandato un bel messaggio, però che mi deve dire, è con te, lui l'importante, sai, da amico, quando sai che il tuo amico è contento di andare, sei contento, quindi le parole non servono nemmeno più di tanto. E il numero sto scegliendo perché alla fine sono arrivato e la visita, e insomma ci sono state un po' di cose, le foto e tutto, e quindi non mi sono focalizzato ancora sul numero giusto. Con i social, siccome non sono un grande utilizzatore, diciamo, e cioè, insomma, queste persone che mi danno idee, aiuti, spunti, però poi l'ultima parola sta sempre a me. Non, insomma, le tematiche da trattare devono essere cose che interessano a me, che niente di particolare. E con Max Allegri ci conosciamo. Massimo rispetto, però non abbiamo mai avuto modo di entrare in un'amicizia che poi magari in futuro ci sarà. Io ultimamente vengo da piazze molto calde e so che il contributo del pubblico è importante. E poi sentirsi amato, appena entrato in una terra che non conosci nessuno, ti fanno un'accoglienza del genere, non mi era mai capitato, e mi fa venire ancora più voglia veramente che arrivi il 10 settembre.